Via Petrarca riaperta al traffico con una veste completamente rinnovata. Si è infatti concluso l'intervento di riqualificazione per un costo complessivo di 850.000 euro dell'asse viario cittadino, in perfetta continuità adesso con i boulevard di Via Crispi e Via Guido Monaco. È un pezzo di strada importante per Arezzo perché è una via d'ingresso ed uscita che è stata regolamentata con la velocità 30, con un progetto modificato rispetto a quello originario che non prevede la pista ciclabile, ma di fatto consente una commistione del traffico veicolare con quello ciclabile proprio in virtù del rallentamento a 30. Io dico sempre, quando si fanno le cose bene, poi dopo dobbiamo avere la coscienza e l'educazione per farcele durare le cose. Quindi raccomandazione agli aretini di comportarsi bene. Bene, intervento molto importante, anche lungo tra virgolette, perché in realtà a fine gennaio avevamo finito tutta la parte dei marciapiedi, dei sottoservizi, era rimasta indietro soltanto l'asfaltatura che avevamo programmato di farla ad inizio estate appunto in questi giorni. Il progetto è stato un progetto importante anche dal punto di vista economico, finanziato con un finanziamento regionale. Di qui in avanti, come ha detto il sindaco, la speranza è che i nostri concittadini ne abbiano cura. Noi ne avremo altrettanta cura perché abbiamo già messo in campo interventi di pulizia molto più frequenti rispetto a quelli effettuati fino ad oggi in tutti gli assi ottocenteschi, però vorremmo che i nostri concittadini ne tenessero veramente di conto perché è un bel biglietto da visita, una bella riqualificazione, quindi speriamo che se ne tenga di conto. Gli attraversamenti pedonali che vedete sono 4 attraversamenti pedonali rialzati fatti con una resina stampata, quindi non dà l'impressione che siano delle piastrelle, ma in realtà è una resina stampata molto bella, molto particolare, dipinta del colore dei marciapiedi, quindi ha un bel impatto visivo. Un bellissimo biglietto da visita, lavori, io non me ne intendo, però sembrano davvero fatti bene, quindi complimenti all'amministrazione comunale, grazie alla regione che su sollecitazione anche dell'assessore Ceccarelli è vicino ai territori rispetto a questo, un ingresso in città degno di Guido Monaco, degno della bellezza che comunque questa città viene restituita.